Facciamo qualche altro esercizio sulle questioni letterali, come per esempio questo. Risolvere equazioni e discutere soluzioni rispetto al parametro A. Qui c'è l'incognita, A è il parametro. Okay. Risolvere rispetto a X significa la soluzione deve essere del tipo X uguale a qualcosa. Okay. A priori potrei risolvere anche rispetto ad A, anche A è una lettera. Ma normalmente, a meno che non sia specificato il contrario, la soluzione è rispetto a X e A funge da parte. Per riuscire a scrivere l'equazione nel modo x uguale alla soluzione è necessario ridurre in forma normale, cioè un solo monomio con la x a sinistra, tutto ciò che non contiene la x a destra, cioè nel tipo ax più b uguale a 0 oppure ax uguale a meno x, in differente cosa, una delle due forme non va bene tanto. Quindi togliamo la parentesi. 2 ax meno ax meno a uguale ad a. Qui ho meno ax a destra, meno ax a sinistra. Quando ho uno stesso monomio, stessa espressione, stesse lettere, stessi esponenti, stesso coefficiente con lo stesso segno, posso cancellarlo. È come togliere dalla bilancia la stessa cosa, destra e sinistra. E mi ritrovo con 2 ax meno a a sinistra e a a destra. Dopodiché, attenzione, per esempio, non posso cancellare questo a e questo meno a, perché hanno sì la stessa lettera, la stessa esponente, eccetera, ma hanno un coefficiente di segno opposto. Porto quindi il termine A a destra, cambiando di segno, ottengo 2ax è uguale ad A più A per gli amici 2A. Ok? Fin qui tutto bene, ho fatto tutte operazioni lecite, qualunque fosse il valore di A o di X. Sommare, sottrarre, ma così posso sempre fare. Indipendentemente dal a patto che non esistano, indipendentemente dal loro valore. L'operazione successiva, per avere a sinistra x, devo dividere per 2a, che il coefficiente di x è questo monomio 2a. Io non voglio 2ax, voglio x a sinistra. Okay. Se ho 2a per x, devo fare un'operazione inversa per avere x. Se avessi il triplo di x per avere x dovrei dividere per 3. Se ho un terzo di x per avere x devo moltiplicare per 3. Ok? Posso fare la risposta, dipende da che cosa. Siccome devo dividere per 2a, la divisione per una grandezza è possibile se questa non è 0, perché dividere per 0 in algebra è un'operazione priva di senso, non dà nessun risultato. Quindi devo assicurarmi che l'operazione che faccio sia fattibile. Beh, siccome divido per 2a, quando è che 2a è 0? Il doppio di numero è 0. Se il numero è 0, quindi se, primo caso, se A è 0, cosa succede? Caso patologico, perché 2 volte 0 fa 0, quindi l'equazione diventa 0 per x uguale a 2 volte 0, che fa
0. Quindi l'equazione si riduce a 0 per x uguale a 0. Questo che tipo di equazione è? Qualunque numero mette posto x funziona, perché 0 per x fa sempre 0, qualunque cosa sia x. Quindi l'equazione è indeterminata. Cioè qualunque numero è soluzione. Se invece questo non succede, cioè se A non è 0, quindi non è, si mette uguale con la barra di traverso, significa diverso da, ok? Se A è diverso da 0, allora posso dividere per 2A e mi ritrovo con 2AX uguale ad A, divido tutto per 2A e ottengo 2A e 2A si moltiplicano e mi rimane X è uguale a A diviso 2A. A rappresenta un numero che non è 0, quindi posso dividere questo. Morale della favola, se A è 0, l'equazione è indeterminata. Se A non è 0, l'equazione è determinata e la soluzione è x uguale a 1/2, indipendentemente da A. Perché A si semplifica, va via. Prego? Perché il parametro è A, non è 2A. Allora, ripeto, quello che c'è davanti alla X, quando arrivo l'equazione alla forma normale, cioè dove ho un solo monomio con la X uguale a tutto ciò che non contiene la X, devo farmi questa domanda. La parte che sta davanti a X, cioè tutto quello, non importa quanto grande o quanto piccolo sia, se è un solo termine o se sono 50, okay. Tutto ciò che moltiplica x può essere uguale a 0? C'è qualche valore del parametro che lo rende nullo? Risposta, sì, perché 2a è 0 se a è 0. Il parametro è a, non 2a. Okay. Se invece fosse stato solo 2, non c'era problema, perché se qui ci fosse stato scritto 2x uguale a 2a, il 2 senza l'a non è mai 0, non c'è problema, divido sempre, divido per 2 e sono a posto. Non c'è rischio che divida per 0. Questa operazione qui posso farla solo se 2a non è 0. Che ho escluso questo qui. Ma devo preoccuparmi di sapere cosa succede se nel caso in cui questo non lo posso fare. Se A è 0, non posso dividere per 2A, in quel caso cosa succede? Risposta, l'equazione è indeterminata. Ok? Un altro esempio. Prima, solo che il parametro questa volta si chiama k. Tolgo le parentesi.
porto i termini senza x di a, mentre con il pone x non è questa. Ok, ogni volta che attraverso l'uguale devo cambiare di segno, ripeto, e mi ritrovo con 3x2x meno kx meno 7x uguale meno 1 meno 5. Ora, 3 più 2 è 5, meno 7 fa meno 2. Meno 2x meno kx uguale a meno 6. Qui ho x scritto due volte, deve essere scritto una volta sola. Quindi per esempio raccolgo con quel comune un meno x. Meno x uguale a 2 più k uguale a meno 6. Meglio forse scrivere così, in modo tale che x sia l'ultima parte della parte letterale, mentre in evidenza il coefficiente, e adesso il coefficiente di x è questa grandezza, meno 2 più k. E mi chiedo, c'è qualche valore di k che mi crea la vita difficile? Sì, perché c'è un k che rende 0 questo coefficiente. Qual è il numero che posso mettere al posto di k affinché questo sia 0? Meno 2. Questo, se non mi viene subito, posso fare così. Scrivo questo e mi chiedo quando è 0. E qui ho un'altra equazione dell'incognita k. Tolgo il meno moltiplicando per meno 1 a destra e a sinistra. E poi porto 2 a destra. Ok, quindi il valore critico di k è meno 2. Quindi, discussione, se k è uguale a meno 2, cosa succede? Se k è meno 2, l'equazione diventa 2 meno 2 che fa 0, meno 0 sempre 0, 0x uguale a meno 6. Se a destra è uguale a non ho 0, l'equazione è impossibile, perché qualunque numero moltiplichi per 0 non avrò mai meno 6. Quindi questa equazione è impossibile. Cioè non ha soluzioni. Quindi se k vale meno 2, l'equazione di cui siamo partiti non ammette nessuna soluzione. Viceversa, se invece k non è meno 2, secondo caso, se k non è meno 2, allora la riscrivo per semplicità, 2 più k uguale a meno 6, allora questa parte non è 0. E qualunque valore abbia posso dividere per questa espressione, perché non è nulla se k non è meno 2. Di conseguenza ottengo a sinistra x, a destra meno 6 fratto meno 2 più k. Meno diviso meno fa più, e quindi ho 6 fratto 2 più k. E l'equazione è determinata. Ripeto,
Rivediamo un attimo il quadro teorico. Qualunque equazione io abbia, pur che sia intera di primo grado, arrivo all'espressione A per x uguale a b. A grande e b grande possono essere dei numeri, ma anche espressioni di numeri così. Basta che non contengano la x. Possono contenere solo numeri, numeri e lettere complicati quanto vuole. Si chiamano coefficienti. Questa è la forma standard. Per avere la soluzione devo dividere per A. Ok? Ma posso farlo solo se A non è 0. Se invece se A fosse 0, allora il risultato diventa 0x uguale a B, e se B è 0 l'equazione è indeterminata, se B è diverso da 0 è impossibile. Se invece A non è 0 l'equazione è determinata e la soluzione è B su A, cioè ciò che c'è a destra dell'uguale diviso il coefficiente della destra. Questo schema si chiama discussione delle soluzioni. Non è sempre detto che l'equazione abbia soluzioni, dipende dai suoi coefficienti. Si possono cambiare valore. Ok. Di questo vi renderete conto prossimamente, cioè come significa nell'arco di pochissimi giorni, quando utilizzeremo un software per far fare questo al computer. Il computer è un esecutore velocissimo, fenomenale, ma è fondamentalmente stupido. Se io non lo istruisco bene, lui sbaglia, ma in quel caso l'errore è mio. Chi istruisce la macchina deve prevedere tutti gli esiti possibili di un'operazione. Perché? Perché se mi si presenta una situazione in cui la macchina non funziona, cioè le mie istruzioni non funzionano, la macchina si inchioda. E quello è programmare male. Istruire una macchina, cioè programmarla, significa dare alla macchina istruzioni per dirle come comportarsi in tutti i casi. Sia che A sia zero, sia che non lo sia. Altrimenti si inchioda. È la cosa peggiore. È tutto chiaro? Chiaramente se, ripeto ancora una volta, se A ha un valore solamente numerico, cioè ha quel valore e basta, non dipende da altre lettere, allora si verifica solo uno di questi casi, o bene è 0 o molto è. Non c'è bisogno di discussione, d'accordo? Ma se ha un valore che può variare, devi saper dire cosa succede in un caso o in un altro. Tutto ok? Bene. Adesso mi fermo, fate qualche esercizio, lo fate voi. Domande fin qua. No.